ragazzi, e bentornati in questa carriera su FIFA 19. Abbiamo fatto una piccola pausa e sapete tutti il perché. Non è assolutamente facile poi gestire anche tutti i giochi che sto cercando di farvi vedere, sto cercando di portarvi in modo che voi poi possiate scegliere quale comprare, possiate vedere delle cose diverse, possiate vedere dei video diversi, quindi cerco sempre di stare dietro a tutto e ragazzi vi suggerisco caldamente di andare a vedere Assassin's Creed perché secondo me una mia idea qualitativamente è veramente una serie ottima. E poi comunque non tutte sono serie che andranno a completarsi, quindi vedrete dei video su giochi in cui farò una prova i primi minuti, oppure vi farò vedere una parte iniziale di carriera e poi magari non sarà una serie, soprattutto dove non vedete il numero degli episodi nella copertina. Sono tante cose ragazzi che comunque dobbiamo anche capire e non sempre ad ogni cosa che faccio c'è una serie. Ogni volta faccio un video e vedo sotto ma fare la serie non è detto. Comunque vabbè, tagliamo tutto, è arrivato il momento di provare a vincere questa Champions. Ho fatto questa carriera con la Juve per la Champions e devo anche ammettere che mi stanno interessando altri giocatori. Come ho detto nello scorso episodio, non sono contento di Griezmann, non lo so usare io, non si sta muovendo bene lui per il mio schema, eccetera, eccetera, eccetera. Ultimamente sto pensando anche a De Ligt, Memphis Depay e Cucurella. Contro, in questa partita qui di Champions League contro lo Young Boys andremo a stravolgere tutto, quindi avremo Ronaldo, Griezmann, Dybala, mamma mia, Douglas Costa, Cancelo, preferisco far giocare lui nel primo tempo anche se lo vedo un po' stanco, poi Pogba, Dybala, Pjanic, Chiellini, Umtiti, Bonucci, Perin. Perché la difesa 3? Non lo so, ma andiamo a vedere come si comporta questa squadra perché è molto offensiva. Voglio chiudere subito la partita con lo Young Boys, ma c'è anche la possibilità di prenderle di santa ragione. Quindi stiamo attenti, come potete vedere anche Berna e Matuidi sono stanchi, quindi ho veramente le scelte un po' contate e sicuramente ci sarà da fare qualche innesto a gennaio, però voglio assolutamente tentare questa formazione. Quindi andiamo a giocare questa partita importante con lo Young Boys perché può essere importantissima per la classifica, guardate lì. Abbiamo già battuto il Valencia, il Manchester ha battuto lo Young Boys, adesso tocca a noi battere lo Young Boys. E in questo video voglio giocare un bel po' di Champions League. Musichetta! Allora ragazzi, non sentite il pubblico, ma non so assolutamente come gestire la cosa perché la difesa 3 così con Cancelo poi esterno alto che non è una brutta cosa, tanto adesso Pogba, Cancelo, buono il movimento di corpo, vediamo un po', c'è una buona situa qui ragazzi. Oh no, CR7 aveva fatto un bel movimento, ancora Cristiano, ancora il buon movimento Dybala di tacco per Pjanic, niente, abbiamo già fatto vedere qualcosa, ecco è qua la pecca, adesso la ripartenza loro può essere devastante. Infatti no raga, la difesa 3 no. Dybala sta Dybala, teniamola, teniamola la difesa 3, non importa, anche se loro hanno fatto un mega contropiede, dai. Griezmann per Dybala, proviamo a ripartire in un contropiede importante, vediamo CR7, lo scatto di Cristiano. Un po' lunga la palla, ma CR7 ci arriva lo stesso, Cristiano! La parata! Qua si chiede il supporto tecnico a Pogba che però non va avanti. Allora c'è CR7 che si gira, prova la botta ancora parata, attenzione. Pogba per Pjanic, non mi piace il fatto che Dybala stia troppo dietro. Ma tutti stanno troppo dietro. Il lancio adesso per Douglas Costa che poi apre dall'altra parte. Porca miseria, ci stava qua, ci stava di brutto anche. Ancora Douglas. La palla è per Pogba che prova, niente, ancora Pogba che prova, è ancora la parata. Non va bene ragazzi, non va bene, c'è una bella affinità davanti ma non mi piace come si muovono, non mi piace come si muovono. Sono tornato con un 4-4-2 che però non è proprio un 4-4-2 ma un 4-2-4 perché voglio vedere se riusciamo ancora a tartassarli un po' sulle fasce. E quindi praticamente abbiamo i due esterni che sono COC. Attenzione Dybala che ha giocato veramente molto
difensivamente il primo tempo, quindi non mi è piaciuto molto come era impostato nello schema. Adesso vediamo comunque che c'è un bel giro palla da parte nostra anche in un fazzoletto e poi si libera CR7. Attenzione a Cristiano, il cross in mezzo, no! C'è gioco qui, c'è gioco però. Intanto ci sono dei cambi perché faccio entrare Mandzukic e Ken. E mi dispiace un pochino perché mi aspettavo qualcosa di più da parte di Dybala. Pogba! Il calcio d'angolo, c'è Pogba! La rete! Ancora Pogba! Ancora Pogba! Eccolo! Ancora Pogba! Quante partite ci sta risolvendo? Quante partite ci sta risolvendo? È devastante. Dai! Porca miseria però, ragazzi. Porca miseria, che fatica. Cioè, ogni volta che tu vai in vantaggio, loro diventano fortissimi. Bene ragazzi, ho appena promosso un ragazzo dalla primavera che è Guidi e potrebbe esordire già nella prossima partita contro il Genoa, perché i prossimi due incontri di questo video sono contro Genoa e poi Manchester United. Quindi facciamo esordire questo ragazzo, ok, e mettiamolo dentro al posto di Rugani. Dai, facciamolo esordire perché voglio vedere quanto può crescere. Sembra interessante, eh? Sembra interessante ed è anche alto, da quello che ho capito è molto alto e qua a centrocampo può veramente fare la differenza uno così, eh? Attenzione. Partitone importantissimo anche questa contro il Genoa per cercare di arrivare primi in classifica, perché sì ragazzi, in questo momento, e siamo già campionato avanzato, è prima l'Atalanta, cioè assurdo. Anche no, però non è, diciamo, loro... Subito! CR7! Sì! Ma così, due minuti, stavo parlando. Cancello per Pogba. Pogba vuole avanzare, cerca di farlo in questo modo. Che movimento ha fatto Pogba? E poi dice, Douglas, vai! E Douglas dice, ok, vado, vado Paul. Guardate qua, Douglas, che movimento! Griezmann per un pelo, raga. Mi sa che lì ci vuole Marione. C'ho sta sensation. Cancelo. CR7. CR7. Vede che c'è qualcosa che non va. Aspetta i compagni. Niente da fare. Il passaggio dietro per Pjanic. E il 2-0. Miralem. Pjanic. Wow. E dai ragazzi. 2-0 così la chiudiamo. La chiudiamo subito. Dai. Ma quello è uno degli allenatori, era nel pubblico. Uno degli allenatori che si può scegliere all'inizio. Rivediamo. Più angolazioni per Miralem. La stoccata. Pow! Gran gol qui. Eccolo qua. Il volto ignoto di Mr. Miracle. Attenzione perché qua stiamo giocando... molto bene. Douglas. Oh, cos'è successo? Il gol 3-0. Ma cos'è? Ma perché? Cos'è successo lì con Marchetti? Sì. Ma cos'è successo? Rivediamo. Ma è andato di testa. Proprio a casaccio questo. È degna di mai dire gol sta roba. Mai dire gol. Che ricordi. Ok ragazzi, 3-0. Io direi che è arrivato il momento di far riposare della gente, quindi di far esordire anche il nostro giovane Guidi, che ha un 54 di overall, ma credo che potrà fare bene. E a questo punto io lo farei però esordire per Pjanic, perché non voglio che si stanchi. Dall'altra parte mettiamo Marione nel suo ruolo congeniale di sinistra, anche se come punta può essere devastante, io preferisco qui per i cross di Douglas. E poi vediamo di sostituire anche qualcun altro dopo, probabilmente Dybala. Ah. Sapevo che si sarebbero buttati tutti in avanti.
Ora dobbiamo reggere l'assalto, ragazzi, perché loro faranno l'assalto. Pogba. Dybala, Guidi. Guidi! Ha rischiato veramente, eccolo qua. 16 anni. Guardatelo. Ma che scarpe hai, figliolo? E ancora Guidi? Guardatelo, cioè, comunque sta giocando, è stato spesso al centro dell'azione. Guardatelo, dove va? Sta giocando, dai, bravo. Bella, bella, bella. Bella, 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 ragazzi. 3-1. È importantissima questa situazione perché stiamo iniziando a giocare veramente bene. Andiamo a vedere un attimo la classifica perché voglio capire cosa è successo. Bene, ragazzi, qua c'è una partita importantissima contro il Manchester che ha pareggiato col Valencia. Quindi, se noi dovessimo vincere questa partita, potrebbe essere veramente devastante per la classifica, perché andiamo a 9 e il Manchester rimane a 4. Attenzione, però, da non sottovalutarlo, perché nella realtà è una cosa. Ah, sta avendo un po' di problemi. Nel gioco è un'altra. Old Trafford, Manchester United, Juventus. Potevo assolutamente fare anche una carriera con lo United. Infatti, dopo la Juve vorrei andare in Inghilterra. Però non so se andare immediatamente in Premier, ecco. Mi piacerebbe partire dal basso. Sentite il tifo. Siamo in uno stadio che fa veramente paura a molti. CR7 adesso. Griezmann la frena. Porca miseria, che frenate ha fatto Griezmann lì. Ma vedo che sono molto centrali loro, però, eh. Hanno una difesa molto centrale. Attenzione, infatti. Però il passaggio è. Oh, Alessandro. Dai Alex! No, era perfetto! Pogba! Al volo! Dai che ci siamo! Guardate Marione! Ancora Marione Mandzukic! Vuole Alessandro e riesce a farcela, a passargliela bene! E poi, ragazzi, ma sapete che se abilito il fallo di mano potrebbero esserci bordelli? Ho sempre voluto abilitare il fallo di mano. Ma poi potrebbero venire fuori sconfitte per rigorini un po' così. Oh! Come ha fatto a sbagliare? No, non ci credo, a porta libera. Qua aveva fatto la cagata mondiale De Gea. Ancora Paul per Douglas Costa. Douglas! La frenata di Douglas. Il cross dall'altra parte buono! Che porca miseria, basta! Pogba. Pogba chiede a Cancelo di avanzare. Cancelo lo accontenta. Il cross dall'altra parte di Cancelo. CR7! Cosa vi avevo detto? Non c'è mai Griezmann, la punta. Sì! Gol dell'ex! Ex, però. Guardate qua il cross stupendo di Cancelo. Ma dov'è Griezmann? Come vi ho detto ad inizio partita. Boom! Attenzione perché proviamo di nuovo a ripartire. Sempre con Douglas. Douglas cerca di brasarli tutti con la sua velocità e ce la fa anche. È un missile Douglas Costa, ragazzi. È un missile. Il cross in mezzo di nuovo, niente. Arriva Pogba da dietro. Prova! Porca miseria! Che partita sta venendo. CR7! Che partita sta venendo fuori! Buonissima perché allarghiamo il gioco. Dai, Alessandro, così. Il cross in mezzo, dall'altra parte, Douglas Costa, niente. Però andiamo ancora noi. Cancelo il cross, così di prima. La voglia di fare bene qua. Pogba, ancora! Ma che succede? Porca miseria, ragazzi, distrutto in questo primo tempo lo United. Vediamo se riusciamo a farlo anche nel secondo. Bravo Umtiti, bravi tutti, bravi, bravi. Non posso dire niente, ragazzi, per adesso no. Non posso dire niente. CR7, Pogba, Douglas Costa. Porca miseria, raga. Ancora Douglas, il cross in mezzo è per Marione. Peccato. Sostituisco Pjanic per Matuidi, può essere, ma non adesso. Non adesso, ragazzi.
una partita di rimpalli, porca miseria. E adesso Alessandro. Cattiveria devastante di Alessandro. Mi sa che non entrano neanche le sostituzioni perché la palla non vuole andare fuori. Douglas. Oh. E ho rischiato tutto. Pogba. Pogba, Douglas Costa, Douglas Costa. Ok, va bene. Sostituzioni. Vai, dai. Entra Berna, entrano tutti. Adesso c'è anche Berna. Bello fresco qua, guardatelo. Ancora Berna, si gira il passaggio. Attenzione Ken di prima per Cristiano. Bella, bravo Ken. 90esimo. E ce la portiamo a casa. E probabilmente questo è anche un mattonello importante per la qualificazione, ragazzi. 9 punti. E le altre squadre sono a 4. Se il Valencia ha vinto, Valencia e Manchester a 4. Bene ragazzi, come potete vedere in campionato siamo primi a 18 punti insieme all'Atalanta, mentre dall'altra parte in Champions League siamo primi a 9 punti e le altre, sia il Valencia che il Manchester, sono a 4, Young Boys a 1. Quindi, ragazzi, che dire? Non sarà una stagione facile, però noi punteremo molto sulla Champions League, vedremo meno partite di Serie A e molto di più di Champions. Quindi ragazzi, questo episodio finisce qui, lasciate sempre un casino di like, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti dei movimenti. Vi ricordo che comunque a gennaio potrebbero arrivare dei giocatori e potrebbe persino partire Griezmann, che non mi sta dando sicurezze. Questi giocatori potrebbero essere appunto Sané, Under, De Ligt e Memphis Depay. E comunque sto cercando un po' di capire anche come muovermi con altri giocatori giovanissimi. Quindi so che giocatori giovanissimi, se faccio una sola stagione con la Juve che vinciamo tutto, è ovvio che non servono, però mi piace comunque vedere il livello di crescita dei giocatori. Quindi ragazzi, può essere interessante comunque. Un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella! Slefty!